ultime battute di questa intensa campagna elettorale per le amministrative 2017. Nei nostri studi il candidato sindaco, a Nocera Inferiore, sindaco uscente, Manlio Torquato. Benvenuto sindaco. Salve, buongiorno. Allora, ci siamo sindaco, ci siamo per questa battaglia che è stata per certi versi aspra, per alcuni casi invece anche corretta, nei limiti, con confronti, dialoghi. Io però, prima di arrivare a quella che è stata... Io direi che è stata una campagna elettorale atipica, molto silenziosa, che parte da una frammentazione delle candidature a sindaco con un'unica dichiarata finalità, quella di impedire al sindaco uscente di vincere al primo turno. Io ritengo che questo sia stato un errore, perché la percezione dei cittadini è di una totale confusione, di una totale mancanza di serietà della proposta amministrativa, non una ricchezza, ma non perché il sindaco uscente non debba avere davanti a sé delle candidature o delle proposte alternative a lui, questa è la normalità, ma immaginate, 8 candidati sindaco per una città come Nocera è quasi una parodia, è il risultato di una situazione confusionale dove l'unico obiettivo da parte di chi addirittura ha svolto attività amministrative fallendo il proprio obiettivo amministrativo e politico, oggi invece si propone in alternativa. Ora, questo significa non rispettare, come dire, la finalità delle elezioni, che è quello di sviluppare delle ipotesi di amministrazione, di programma comparative su cui i cittadini si possano misurare, confrontare ed esprimere, non il disordine cui stiamo assistendo. Bene, silenziosa quindi, anche se negli ultimi giorni poi tanto silenziosa non è stata, però insomma tra clacson e quant'altro, no, battute a parte, voglio chiederle, prima di arrivare insomma alla progettualità futura, perché è quella che forse interessa maggiormente, certo, ai cittadini. Però mettere i puntini su lei, lo ha fatto con questa brochure che è stata ovviamente data ai cittadini in quest'ultimo periodo, per far capire cosa è stato fatto negli ultimi 5 anni, detto che la sua amministrazione ha dovuto lavorare tantissimo per rimettere a posto le casse comunali, lo abbiamo sottolineato, ci sono stati contenziosi, un ente in grande difficoltà che lei aveva purtroppo dovuto prendere in quel momento, però mi sembra che oggi le cose siano cambiate. Ecco, vorrei partire proprio da questo. Ma la sintesi noi lo abbiamo espressa in questo bilancio di mandato, che per l'appunto è il resoconto che un'amministrazione deve fare, peraltro sottoposto a verifica, quindi non un atto di propaganda, ma sottoposto a verifica da parte della Corte dei Conti. Al termine di un ciclo amministrativo i comuni, tutte le amministrazioni forniscono, sì, i dati e dicono cosa hanno fatto, cosa hanno realizzato nel corso di questo lavoro. Ovviamente il grosso del nostro lavoro è stato concentrato sul rimettere a posto il comune, come si dice in termine generico, rimetterne a posto i conti, la finanza, che significa, si traduce poi nella possibilità che quel comune, quella città viva, esista, possa rendere servizi, possa fare cose, possa realizzare attività. È chiaro che tutto si misura sulla base delle disponibilità economiche e finanziarie che un'amministrazione ha. Noi ne abbiamo avuto davvero poche, non solo, ma abbiamo dovuto ripianare le situazioni finanziarie di debito, di deficit o di mancanza di trasferimenti che lo Stato non aveva messo a disposizione del Comune. Abbiamo dovuto risalire la china rispetto ad un doppio commissariamento prefettizio, abbiamo dovuto lavorare, come si dice, sul calzino bucato, cioè abbiamo dovuto davvero rammendare una situazione che era allo stremo, e lo abbiamo fatto sotto tutti i fronti, lo abbiamo fatto nell'ambito delle società partecipate, tagliandone drasticamente i costi in modo davvero importante, lo abbiamo fatto sulla riorganizzazione del contenzioso dell'avvocatura, anche con collaborazioni di qualità a bassissimo costo che ci permettono oggi di dire che il Comune di Nocera raggiunge risultati importanti, tanto che vince quasi l'87% delle cause in sede TAR in materia di ordinanze di sospensiva e il 68% in materia di merito, quindi difende bene i propri provvedimenti amministrativi, rende un buon servizio alla città o ottiene risultati eccellenti quando determinati creditori vengono magari infondatamente al comune a chiedere il pagamento di somme milionarie. È stato il caso del contenzioso sull'elettrificazione del cimitero che c'è stata per 30 anni, dove veniva richiesto al nostro comune di pagare 9 milioni di euro, anche lì un risultato centrato, peraltro con collaborazioni professionali di qualità a bassissimo costo, addirittura in qualche caso gratuito, che ci permettono di dire che l'ente difende gli interessi generali della città e dei cittadini
e non piega le gambe di fronte a quelle che sono pretese o richieste spesso assurde o totalmente infondate. Per il futuro c'è quale situazione da affrontare sotto l'aspetto contenzioso economico? Ma noi per il futuro stiamo gestendo al meglio la ristrutturazione dell'ufficio, quindi io sono molto contento del lavoro che è stato fatto in quella sede, sarà portato avanti anche in materia tributaria, dove scontiamo delle carenze evidenti e stiamo cercando di andare avanti dal punto di vista della riorganizzazione. Ovviamente riconoscendo laddove ce n'è necessità e possibilità, io sono il primo ad essere disponibile ad un approccio, diciamo, di equilibrio, riconoscendo anche i diritti dei singoli, dei contraddittori e riparando agli errori laddove se ci sono stati. Ma spesso si tratta di un effetto di trascinamento che viene dal passato, dove l'amministrazione comunale nostra è dovuta andare al recupero, cioè al tentativo di mettere in bonis, cioè al meglio, la situazione. Complessivamente la situazione dell'ente dal punto di vista organizzativo interno, dal punto di vista del costo del personale, del costo delle cause, degli interessi, del risparmio di gestione sui dirigenti che oggi non ci sono praticamente più, avendo avviato i prepensionamenti, e che ringrazio per il lavoro che hanno fatto per la nostra amministrazione, dal punto di vista della riorganizzazione di una serie di servizi, della pianificazione urbana ed altro, è sicuramente ripartito. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che, seppure segniamo il passo rispetto a grandi problematiche, penso alla questione di Montevescovado, penso alla questione del sistema fognario, tuttavia noi abbiamo davvero esercitato una grande azione di recupero nello spazio di 5 anni e lo abbiamo fatto nonostante la situazione di partenza fosse di assoluto svantaggio. Ecco, credo che i cittadini debbano misurare questo prima di esprimere il voto e non assistere a questa assoluta moina elettorale che si sta verificando da circa 30 giorni a questa parte fino all'11 giugno. A proposito di Montevescovado e degli alloggi ACP, c'è stato anche un duro confronto, acceso confronto sui social. No, duro no, è stato piacevole invece. Poi Alfonso è una, Alfonso Schiavo, Alfonso mi riferisco. Schiavo, sì. Alfonso Schiavo è una persona che ha il come me ha il senso dell'umorismo, quindi è alla misura di sé. Ogni tanto dice qualche cosa che non sta né in cielo né in terra, gliel'ho fatta garbatamente notare, mi ha fatto replica, gli ho fatto controreplica, mi hanno detto che stamattina ha scritto un'ulteriore replica, l'ho scoperto più appassionato di Facebook delle volte che degli atti amministrativi, ma questo ci può stare. Ecco, per quanto riguarda gli alloggi ACP, quale possiamo dire? Allora, la questione va ridisegnata nella sua realtà, non nella sua fantasia. Noi abbiamo lavorato da oltre 2 anni e mezzo, da circa 3 anni, soprattutto nell'ultimo triennio, per lo sblocco di quella vicenda, che è una vicenda notoriamente drammatica, dove si mischiano diritti ad abusi. I diritti sono quelli che spettano alle persone terremotate che stanno in quelle case semi-marcite da circa 30 anni, gli abusi sono di quelli che occupano, magari con la difesa di qualcuno che rivendica anche pretese politiche, occupano illegittimamente dei luoghi, delle abitazioni, mi riferisco alle palazzine nuove però, non al vecchio comparto. Ora, noi siamo dovuti venire fuori da quella vicenda con una serie di atti amministrativi che ho mostrato in un incontro fatto a Montevescovado. Abbiamo deliberato sia sulla risoluzione rispetto al rapporto che vincolava quelle aree alle ipoteche della curatela fallimentare, per il tramite della curatela fallimentare. Abbiamo dovuto portare avanti l'iniziativa con l'approvazione di una nuova convenzione con l'istituto. La nuova convenzione con l'istituto è stata scritta, credo che sarà proprio... di queste ore, ma non lo dico per ragioni che potrebbero sembrare elettoralistiche, il completamento del percorso per lo sblocco dell'ipoteca con l'istituto di credito, dopodiché io ho già detto più di una volta il completamento delle 2 strutture di alloggi già messe in piedi, o almeno una messa in piedi, l'altra in piattaforma, sarà in partenza proprio nel corso di questi mesi prossimi, quindi sblocchiamo davvero una vicenda annosa che si era incagliata da diversi anni dopo il fallimento degli ACP Futura, su cui si era impegnata anche la precedente amministrazione, ma senza esiti felici. Siamo davvero al redderazionem, come si dice. Quello che contestavo ad Alfonso invece era un altro elemento, cioè l'immaginare l'utilizzo o la realizzazione di alloggi di ACP o di edilizia sovvenzionata, cioè di edilizia popolare per intenderci, sull'area di Via Napoli, significa dire una cosa che bisognerebbe sapere in partenza: quei suoli sono già destinati alla realizzazione di ERSE o di edilizia sociale, li abbiamo liberati noi dopo 30 anni di occupazioni irregolari con container, quell'area lì sarà destinata a quell'intervento, cioè al completamento di edilizia popolare, che non è l'edilizia convenzionata, che è una cosa diversa, di cui beneficiano invece coloro che hanno un minimo reddito. Quello che invece va completato, ed era questo l'oggetto del dibattito, è la sagoma di fabbricato già
elevata e quindi se non si svincola l'area delle ipoteche non è possibile procedere o che l'istituto autonomo proceda al completamento dei lavori. Qualcun altro che poi si è inserito in questo dibattito social molto gradevole per i toni con cui è stato espresso ha detto ma allora le ipoteche sono superiori ai 10 milioni? No, non è assolutamente così, si tratta di somme di gran lunga inferiore che una volta sbloccate di qui a qualche ora consentiranno all'istituto di procedere alle gare per il completamento delle abitazioni. Poi noi abbiamo immaginato per quell'area un intervento importante di cui ho parlato nel corso di questo mese, che significa avviare un grande programma di fabbricazione popolare per quell'area col contributo di tutta la città oltre che dei fondi regionali. Sembra che sul discorso abusivismo lei è stato sempre molto chiaro, la parola principale è legalità, quindi... No, la parola principale nella vita credo debba essere anche per un amministratore pubblico, giustizia, non legalità. Tante volte le leggi non sono giuste, o meglio danno la misura di un'ingiustizia applicata, cioè ci sono casi che noi vorremmo sostenere, aiutare, sbloccare, che abbiamo vincoli da dover rispettare, vincoli di legge che non ci permettono di andare oltre o che se dovessimo andare oltre ci impedirebbero di agire regolarmente come amministratori. La parola principale è giustizia, ovviamente la giustizia implica che venga prima il rispetto del diritto di necessità e poi della sola necessità, cioè se c'è chi sta in condizioni di necessità in quelle abitazioni precarie e ha anche un diritto all'assegnazione, viene prima di chi vive in quei luoghi ma non ha ancora un diritto all'assegnazione, il che non significa non pensare a chi vive lì e ha bisogno di una casa, dobbiamo pensare e trovare un rimedio operativo, quello che noi abbiamo proposto, non a chiacchiere, non a fumo, davvero concreto. Noi siamo davvero ad un passo per questa soluzione, quindi, ma lo siamo noi perché ci abbiamo lavorato, ma lo sarà il Comune di Nocera comunque, perché abbiamo davvero, credo, raggiunto un traguardo importante dopo tanto tempo. Avete, insomma, vi siete incamminati sul presupposto giusto, certo, per risolvere il problema. Certo. Un altro tema molto scottante, quello dell'ambiente, ultimamente c'è stato il ministro a Nocera Inferiore, c'è stata anche la possibilità di parlare di questa depurazione che è una uno degli argomenti principali di cui si parla. Mi sembra che sul discorso ambientale Manlio Torquato non si sia mai tirato indietro. No, noi siamo stati sempre presenti e operativi, ovviamente nei limiti di quello che un comune può fare, che è sollecitare, diffidare. Io credo che voi abbiate in archivio televisivo o giornalistico tutti gli interventi che nel corso di questi 5 anni sono stati fatti da parte mia rispetto agli enti di competenza, che fossero il consorzio di bonifica, che fosse l'Arcadis, che fosse l'autorità di bacino, a seconda delle questioni su cui si doveva intervenire. Dai canali di Fosso Imperatore agli sversamenti in alveo, ai sistemi di dragaggio dei fiumi. Oggi leggevo da un deplian di un altro candidato sindaco avversario che dobbiamo risolvere la questione con la Gori, cioè attraverso la Gori per il completamento delle reti fognarie. Forse questo candidato, che anche egli amico, ma che non ha frequentato la nostra città fino a prima di 30-60 giorni fa abitando altrove, non sa che noi abbiamo già definito con Arcadis Gori un progetto definitivo di interventi, si attende il passo di completamento con il progetto esecutivo, avendo già la Regione garantito alle nostre amministrazioni, comunicandocelo formalmente, interventi e stanziamenti per il completamento delle reti fognarie. Tutte le reti di sistema, intendo dire sia i completamenti dell'area di Fiano, sia quelli della zona Torricchio, cioè a cavallo di Chivoli che scendono verso il cimitero, sia quelli in zona industriale, cioè tutto il sistema delle reti fognarie. Per cui lì, avendo il riferimento regionale, quindi il finanziamento dell'ente che ci permetterà di completare gli allacci fognari, davvero partiremo, io credo, nel giro del prossimo anno. È una situazione di assoluta necessità, perché fare solo i controlli, di cui siamo purtroppo per noi a cognizione di causa, senza trovare i rimedi, lascia poco tempo davvero. Ecco, io non voglio arrivare a correre per avere poco tempo alla fine, quindi voglio trattare un po' tutti gli argomenti che stanno venendo fuori recentemente. Problema traffico, viabilità, molti si lamentano ancora e in modo ripetuto. C'è stata qualche proposta, c'è stato qualcuno che dice perché Nocera Inferiore non dialoga di più con Nocera Superiore per far sì che finalmente questo svincolo anche a Nocera Superiore autostradale possa bisognerebbe dirlo a chi è di Nocera Superiore, cioè il problema sul territorio di Nocera Superiore
che potrebbe davvero lenire i problemi. Bisognerebbe uscire a chi è di Nocera superiore, questo, non al comune di Nocera inferiore o al sindaco di Nocera inferiore, perché la decisione della porzione di territorio su cui lo svincolo autostradale aggiuntivo eventuale da parte della società Autostrade Meridionali dovesse essere realizzato lo decide il comune di Nocera superiore, o chi amministra Nocera superiore o concorre ad amministrare a Nocera superiore, non il sottoscritto, che non ha questo potere. Quello che noi possiamo fare invece è immaginare una serie di cose, cioè per esempio noi abbiamo già deliberato, quindi non è un'attività di là da venire, è da realizzare concretamente, abbiamo già deliberato nella programmazione del piano opere pubbliche dell'ultimo triennio l'acquisizione del cosiddetto binario dismesso che passa alle spalle del cimitero e dell'ospedale di Nocera per costituire una grande arteria di ingresso viario, di deflazione del traffico su Rendola o Arenula, che dir si voglia, perché chi entri da Castel San Giorgio, da Rocca Piemonte e in parte da Nocera Superiore passi di lì senza invadere il nostro territorio. Questo permetterebbe concretamente, non le cose che si scrivono sui libretti elettorali di propaganda elettorale, non quelli di bilancio di mandato, che sono una cosa seria e verificabile, di evitare di dire così pensieri in libertà, per esempio sull'anello viario. L'anello viario nasce solo se si realizza questo passante, perché permetterà di bypassare in ingresso e in uscita l'intero territorio comunale cittadino. Un altro tipo di intervento è quello dal punto di vista della viabilità. Noi abbiamo, leggevo sempre da parte di un altro candidato che pratica poco il nostro comune, se non in tempi recentissimi di campagna elettorale, di attuare il PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Noi il PUM, Piano Urbano per la Mobilità, lo abbiamo già adottato, è in corso di progressiva attuazione a tappe su tutto il territorio cittadino. Alcuni interventi di variazione dei flussi viari sono stati applicati, altri dovranno continuare progressivamente ad essere avviati. E abbiamo già stipulato un'intesa con FIAB, che è la Federazione Italiana per l'Uso della Bicicletta, per incentivare la mobilità ciclabile sul territorio. Io sono invece stato sempre molto scettico sul cosiddetto bike sharing. Il bike sharing funziona, cioè il noleggio delle biciclette con stazionamento nelle postazioni dedicate, ma succede, e dove hanno già vandalizzato una delle stazioni. Allora, noi in realtà delle due, una l'hanno scassata in pochissimo tempo. Quindi noi dobbiamo avere la misura di dove viviamo e di quello che possiamo fare, cioè essere anche prudenti nell'applicazione di strutture. L'utilizzo della bicicletta, di cui ormai dispone ognuno di noi, o quasi ognuno di noi, dalle fasce sociali più svantaggiate a quelle più agiate, è ormai una prassi. Quello che bisogna incentivare invece è l'utilizzo della bicicletta nella quotidianità, nell'utilizzo dei percorsi viari, nella messa in sicurezza. Abbiamo già stretto un protocollo d'intesa con FIAB, e poi non è certo l'unica misura di sostegno al traffico e alla viabilità, che è davvero micidiale. Noi non immaginiamo di rivoluzionare le zone a traffico limitato, perché sono una scelta politica di pedonalità nel cuore della città, nel centro della città, come avviene in tutte le città civili. Immaginiamo una flessibilità delle fasce orarie a secondo del periodo dell'anno, quello invernale o quello estivo, quindi riducendone l'orario di chiusura delle ZTL nel periodo invernale. Ovviamente abbiamo fatto un primo avvio di quella sperimentazione abbastanza massiccio, abbastanza duro, per abituare un po' la popolazione al rispetto delle pedonalità del corso del centro, e potenziare i cosiddetti parcheggi di interscambio. Però, guardate, di belle parole si possono riempire i programmi, però bisogna avere l'esperienza amministrativa per governare questo comune, non ci si può improvvisare, perché io sento leggere di fantasie elettorali come se fossimo ad Amsterdam, non a Nocera inferiore e non Nocera superiore. Lo dico perché tutto quello che noi possiamo realizzare lo dobbiamo misurare sulla fattibilità, non sulle chiacchiere bla bla bla, tanto per dire e dare fiato alla voce. Allora, alcune attività sono realizzabili. Noi abbiamo ripreso i collegamenti con la SAM per la società Autostrade Meridionali, perché l'opera di svincolo di rotatorio all'ingresso della società Autostrade, che la società Autostrade non portò, del casello Napoli-Salerno, non portò a completamento, non il comune, venga portata a completamento. In sostituzione lo faremo noi, e questa è un'operazione fattibile. Per esempio, quando sento parlare dell'utilizzo di parcheggio scalo ferroviario in zona via Bruni Grimaldi, bisognerebbe sapere, prima di dare fiato alle trombe,
che la RFI non vuole cedere quel suolo se destinato a parcheggio, perché ha un parcheggio concorrenziale attaccato lì vicino, che è quello di Metropark, e quindi non stipula alcuna forma di intesa con noi. Dovremmo invece difendere, ecco, questa è una delle ragioni per le quali noi difendiamo il parcheggio pubblico di Via Canale, anziché, diciamo, agire in modo tale da privarcene nell'interesse generale. E questo nel rispetto dei diritti, nel rispetto dei crediti che la controparte avanza, e tanto è vero che noi li abbiamo saldati, altri no. Tanto per dire le cose come sono, il resto sono davvero chiacchiere in libertà. Quindi grande arteria di viabilità già programmata, già deliberata, in prossima realizzazione. Realizzazione della rotatoria all'ingresso, maggiori controlli da parte della polizia locale, che è davvero in ginocchio. Proprio post-scritto su questo argomento, si può ipotizzare anche lo sfruttamento in modo adeguato per chi deve andare verso l'autostrada della fascia, diciamo, retrostante, Nociara Inferiore, quella che insomma da Montalbino, da Pucciano, Nociara Superiore, arriva fino a Montalbino? Guardi, io sono contrario, no, un pezzo si può fare, ma contrario allo scavare la famosa terza parallela, si chiama una volta, cioè quella pedemontana veniva definita, perché sarebbe una devastazione del territorio, peraltro anche limitata oggi in termini pratici e di fattibilità, credo, da normative in materia ambientale e di tutela ambientale. Quindi lì è da escludere un intervento di realizzazione di un rettilineo completo, perché sarebbe davvero non fattibile. Possiamo utilizzare dei tratti di strada, questo sì. Bene, io non voglio dilungarmi tantissimo su un argomento che però ci tengo a sottolineare. Molti in questo periodo stanno dicendo che questa campagna elettorale tutto è tranne che una campagna elettorale politica, dove si parla poco di politica. Tra l'altro c'è grande confusione anche a livello nazionale, ne riprova questa riforma elettorale che prima va, poi viene bocciata, poi non viene bocciata, discussioni, 5 Stelle, eccetera, eccetera. Ecco, lei che idea si è fatto riconducendo questa confusione anche sul discorso localistico? Guardi, io credo che il legislatore nazionale abbia perso totalmente la bussola, per la semplice ragione che la politica ha abdicato a favore dell'antipolitica. Poi esiste un'antipolitica a livello nazionale, ma c'è anche un'antipolitica a livello locale, e non mi riferisco ai movimenti tipo i 5 Stelle, ma a chi va gridando dai palchi ogni sorta di sciocchezza spacciandola per verità. Dico questo perché se la politica rinuncia alla sua funzione di guida sui processi economici, sulle scelte decisionali, se ci si rifugia solo nella società civile anziché coinvolgere la società civile buona all'interno dell'attività politica, si è rinunziato da parte di un amministratore pubblico di territorio come è un sindaco al suo ruolo di riferimento per la città. Allora, alcune scelte sono politiche, non partitiche, non spartitorie, non di interessi, non di cattivi interessi, sono di visione. Decidere se un'area industriale va potenziata e come è una scelta politica che non può essere demandata solo all'imprenditore che è società civile, perché l'imprenditore penserà a fare i fatti suoi e magari non si interesserà se la sua attività di impresa produce inquinamento. Decidere il ciclo della viabilità come va organizzato non può essere demandato esclusivamente ai commercianti che sono società civile, perché altrimenti alcuni commercianti, non tutti perché ce ne sono tanti di intelligenti e rispettosi dell'ambiente, pretenderanno a dispetto dei pedoni che le macchine entrano fin dentro i negozi per aumentare scontrini e cassa. Se si deve decidere ad esempio in che modo vanno organizzati i servizi sociali, non lo si può affidare soltanto alle associazioni che sono società civile, perché altrimenti ogni associazione batterà tamburo a seconda del proprio gradimento e preferenza. Lo decide l'amministrazione secondo una visione politica. In questo momento noi assistiamo ad un'attività della politica a livello nazionale totalmente frammentaria, lo conferma l'affondamento della legge elettorale. Io sono uno di quelli da sempre proporzionalista, anche se sono un sostenitore dell'elezione diretta degli esecutivi, perché quello ha un bilanciamento. Se si votano i partiti in Parlamento, i gruppi politici con criterio proporzionale, con preferenze, non con questa indecenza dell'assenza delle preferenze, perché è un'indecenza non rispettosa dei cittadini. Bisogna dare la possibilità ai cittadini di eleggere direttamente gli esecutivi. Io spero che da un male nasca un bene, spero che dall'affondamento della legge elettorale che leggiamo in questi giorni dai giornali possa venirne fuori, come avviene per i sindaci, la possibilità per i cittadini di scegliere il proprio candidato, di farlo con l'indicazione di una preferenza, come facciamo qui nelle città quando ci mettiamo la faccia, la responsabilità, la credibilità, il tempo, l'impegno, il sacrificio, tutti quanti noi, e ci sottoponiamo al giudizio degli elettori. Questo è un ragionamento che ha senso, tutto il resto no.
potere ai cittadini nella scelta di chi insomma si preferisce. Siamo in chiusura, Sindaco. Innanzitutto stasera appuntamento conclusivo in questo venerdì elettorale, poi calerà il silenzio da questa sera fino a domenica, quando ci sarà ovviamente il voto. Lei incontra i cittadini per questo ultimo messaggio, una sorta di appello al voto che facciamo anche da qui, ma soprattutto anche, bisogna anche dirlo, per chi diventa sindaco per la prima volta sono determinanti insomma le parole sui primi 100 giorni, cosa intende fare. C'è cioè, una addirittura che parla di 90, insomma, come il Padre Eterno. Il Padre Eterno fece il mondo in 7 giorni, è come se uno volesse farlo in 6. Bravo. No, io invece guardo oltre e dico che cosa si propone di fare in 5, nei prossimi 5 anni eventualmente, meglio che qua. Noi dobbiamo completare, no, io non regalo niente, se non il mio impegno, il mio tempo e il mio sacrificio, come penso chiunque si dedichi al governo di una comunità, in modo serio però, dopo aver dimostrato di aver saputo lavorare con equilibrio, non andando facendo confusione negli uffici senza magari poi portare a termine i propri obiettivi. Lo dico perché è importante che i cittadini comprendano che lavorare per una città difficile come la nostra, come le nostre nelle nostre zone, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole onestà personale, onestà intellettuale, non solo economica, quello insomma ce lo si aspetta da tutti. Certo. Bisogna riconoscere gli errori che si è commesso e correggere la rotta e andare avanti. Noi non possiamo ogni volta ricominciare da capo, non possiamo ogni volta affidare questa città ad una sorta di tela di Penelope che si cuce la mattina e si scuce la notte, non si può ogni volta cambiare sindaco, amministratori e partiti ed assessori. Dobbiamo continuare ad avere, come abbiamo avuto in questi 5 anni, una linea dritta di amministrazione, dobbiamo continuare ad avere l'impegno per la nostra città, sapere che molte questioni sono rimaste in sospeso, alcune questioni importanti, alcune di queste le stiamo completando e credo che ci voglia la continuità nella competenza, nella serietà, nel lavoro per la città di Nocera. Stasera l'appuntamento di fronte alla piazza. Dinanzi al Teatro Diana alle ore 21 per il comizio di chiusura di campagna elettorale. Ecco, l'appello finale, che cosa vuole dire? Che cosa si può dire ai cittadini? I cittadini hanno una consapevolezza della verità della nostra città, del nostro lavoro, che va oltre le chiacchiere, oltre delle volte gli insulti che siamo costretti a subire da parte di qualche avversario, va oltre le promesse elettorali, oltre le fantasie, oltre le parole che si spendono talvolta a vuoto dai palchi. E allora se i cittadini hanno memoria, hanno cuore, hanno ragione, se hanno una capacità profonda dentro di sé di analizzare le cose, di capire che quello che è stato fatto è stato molto ma non abbastanza e che molto può essere ancora fatto e che può essere fatto con continuità, con serietà e con impegno, io credo che i cittadini possano confermare al nostro mandato la possibilità di completare il lavoro nel corso del prossimo quinquennio. Questa è una città che non si risistema nello spazio di 5 anni. Noi abbiamo, come si suol dire, colmato i fossi, i buchi, adesso dobbiamo andare avanti. Abbiamo iniziato a fare già dei passi in avanti, una serie di interventi in città, di riqualificazioni, di riorganizzazioni, di pianificazioni. Questo lavoro va completato su grandi obiettivi strategici, fattibili, realizzabili, con competenza delle questioni, degli atti, dell'amministrazione, delle carte, per portare a termine davvero un lavoro importante per la nostra città. Se questo è come io penso che sia, credo che debba essere, i cittadini potranno esprimerci di nuovo la loro fiducia e non se ne pentiranno. Grazie a Manlio Torquato, candidato sindaco uscente a Nocera Inferiore. Vi ricordiamo ancora una volta, si vota dalle 7 alle 23 di domenica, unico turno. C'è anche la questione del voto disgiunto, la scelta, le preferenze, ecco, noi l'abbiamo detto più volte nei nostri servizi, ricordate, c'è la possibilità di scegliere il candidato sindaco o di votare due consiglieri di un'altra lista, però no, spieghiamolo questa modalità, ho sentito che qualche candidato avversario legittimamente partendo in svantaggio, anzi forse in forte svantaggio, fa appello al voto disgiunto, cioè la possibilità di votare un consigliere comunale di una lista e votare il sindaco di un'altra coalizione. Questo dal punto di vista della proposta amministrativa dà la misura di una poca serietà e di anche di poco rispetto, cioè si chiede all'elettore il voto per quelle liste e i rispettivi consiglieri e il sindaco sostenuto da quelle liste. Poi ogni elettore decide in libertà, ma se ci si propone al consenso popolare, ci si propone al consenso popolare con un sindaco, con una coalizione di liste, una o più liste a seconda dei casi, e con i consiglieri di quelle di liste. Questo merita il rispetto
chi si candida in una coalizione merita rispetto. Se noi andiamo a chiamare le persone per chiedergli di candidarsi con noi, li dobbiamo rispettare, non calpestare nel nostro interesse elettorale. Bene, io voglio ancora ringraziare Manlio Torquato, in bocca al lupo dunque per questa... Viva il lupo, viva il lo lupo. Dico insieme ad Alfonso, viva il lupo. Ci vediamo ovviamente per prossimi appuntamenti e buona prosecuzione a tutti, arrivederci. Grazie.